Videranno.it, ben ritrovati, ciao Marco. Ciao Marti. Da quanto tempo? Siamo qui, ci stiamo in continuità. Sì, anche troppo forse. E allora, cominciamo a chiarire un attimino le idee, soprattutto agli amatori che magari sono un po' sprovvisti di informazioni. E il podismo, si sa, è bello come sport perché ti permette di farlo quando vuoi, di iniziare anche da solo, senza una guida. Però spesso e volentieri c'è anche molta ignoranza sulla quantità di allenamenti che bisogna fare per avere anche un piccolo risultato a livello agonistico. Per cui chiariamo quante sedute mediamente bisogna fare per cominciare a ottenere dei risultati interessanti. Premetto, queste sono precisazioni che vengono da me, però ogni coach ha una sua metodica, un tipo di approccio agli allenamenti diverso. Io parlo di me, parlo naturalmente dei miei atleti, Martina lo può confermare. Le mie sedute classiche sono 5 settimanali, esiste pure chi fa il bigiornaliero, anche tra gli amatori. Io parlo di il mio trend classico, poi in casi eccezionali arrivo anche a 6, poi qualcuno mi ha chiesto esplicitamente di fare 7 sedute settimanali, io lo faccio, ma normalmente l'MC Top Team, cioè i miei atleti, 5 sedute settimanali, lasciando spazio a riposo il martedì e al venerdì per una compensazione. Per ottimizzare gli allenamenti, mai al di sotto delle 4 sedute settimanali, perché 3 sedute sono troppo poche. 3 sedute difficilmente riesci a metabolizzare bene il lavoro, c'è troppo riposo tra una seduta e l'altra. Quindi 4 sedute, facendo 2 di recupero, una centrale di allenamento più intenso e la gara da domenica, oppure dedicare a un lungo domenicale, questo va bene, chiudiamo il cerchio. Il meglio per quanto mi riguarda e per quanto riguarda i miei atleti sono 5 sedute settimanali distribuite in modo molto semplice: lunedì corsa di recupero, martedì riposo, mercoledì il lavoro, giovedì del fondo a ritmo facile, magari qualche chilometro in più ma senza esagerare, venerdì si riposa, il sabato è un allenamento di rifinitura. Perché? Perché la domenica o si gareggia oppure si fa un lungo o un medio molto corposo del collinare. E questa è la distribuzione classica, ripeto, poi ciascuno, ognuno ha la propria idea, si studia, si legge, ci sono i vari coach che hanno metodiche diverse, però alla fine quello che conta sono i risultati che si portano a casa. Ah, sicuramente, sono sempre quindi a parlare alla fine. Però mi raccomando, se avete domande particolari, Marco è qui. Sempre. Oppure, come abbiamo detto tante altre volte, se qualcuno vuole dire la propria, noi siamo tranquillamente qui ad ospitarlo se vuole dire la propria idea anche su questi tipi di argomenti che stiamo trattando. Mi raccomando, continuate a scriverci e alla prossima, videorun.it.